questo esame, quanto tempo passa? Questo è dell'aprile. Di aprile che anno? 2011. Questo è del 2011. Non è mai successo che è regredito completamente. È la prima volta che lo vedo. La prima volta. E questo tipo di lesione è la prima volta. È la prima volta. Io che si chiamava il dottore era sbigottito. Sbuffava, si grattava la testa, inseriva e toglieva ripetutamente il CD dal computer. La prima cosa che ho pensato è che avessero sbagliato disco. Lo revisava, lo controllava e lo reinseriva nel computer. Per questa ragione sono andato a parlare direttamente con il radiologo. Mi colpì quello che mi disse. Non c'è nessun aneurisma. Mi rimasi veramente sbalordito. E in questo studio non sta. Non sta. Non esiste nessuna spiegazione. Nessuna spiegazione scientifica di quello che è successo. Non sono riuscito a trovare nessun caso simile a questo. Si potesse dare una spiegazione scientifica, ma la cosa importante è che Floribert e la sua famiglia stiano bene. L'aneurisma è scomparso, questa è la cosa più importante. Allora, Monsignor Viganò, per un caso come questo la Chiesa ne scarta con le sue istruttorie decine, forse centinaia. L'ha stupita a scoprire in questo racconto di Floribert tutta la segretezza, addirittura le hanno dato una versione da raccontare, no, sono una turista che si è sentita male? No, questo depone appunto a favore della segretezza e della puntigliosità con cui la Chiesa procede in questi casi. Io non conoscevo questa storia, devo dire che è un reportage molto bello e davvero ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere proprio da vicino un contesto che è appunto quello centroamericano. Quindi credo che sia la modalità usuale, quella della segretezza e della riservatezza, fino all'ultimo momento quando viene riconosciuto ufficialmente. E volevo chiedere anche alla Falasca, che conosce benissimo questa procedura. No, ma insomma, sul miracolo.